Una serata organizzata dallo IOR in prefettura Ravenna il 27 novembre 2015 per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro attraverso le nanotecnologie, evento che ha avuto importanti risultati. Serata molto importante, molto bella, partecipata ed è soprattutto un grande risultato quello di aver coinvolto il tessuto economico ravennate in un grande progetto di ricerca. Quindi vorrei ringraziare davvero le aziende, gli enti di secondo grado, il mondo associativo che ha partecipato con entusiasmo sostenendo la realizzazione della serata ma anche finanziando in maniera abbastanza consistente il progetto. Quindi un risultato molto bello, le persone sono molto contente. E c'è stata anche, come dire, la possibilità di lanciare dei messaggi e fornire delle informazioni molto importanti. Credo che per l'Istituto Oncologico Romagnolo il risultato sia pienamente centrato. Un ringraziamento a questa fantastica associazione, l'Istituto Oncologico Romagnolo, che ancora una volta ha organizzato questa serata, che consentirà ai nostri ricercatori di avere a disposizione ulteriori fondi. Oggi noi siamo molto contenti come IRST in quanto ci è stato annunciato che il Ministero per la ricerca corrente ha dato un finanziamento molto importante all'IRST. La ricerca è un'attività molto importante per progredire la medicina e quindi grazie per questa iniziativa e speriamo che ce ne siano tante altre così belle. Sono molto contento, è riuscito molto bene perché abbiamo 175 persone che hanno prenotato, 20 aziende che hanno aderito, quindi un risultato straordinario. L'obiettivo economico è raggiunto molto bene, ma anche l'obiettivo di mettere a contatto queste aziende che durante l'anno ci sostengono sempre con le problematiche dello IOR, con lo IOR, con i suoi medici e con le attività che svolge lo IOR, che sviluppa lo IOR durante tutta la sua attività. Buonasera, Gianni Bambini, abbiamo fatto questa serata per la prima volta con la collaborazione e l'autorizzazione di Sua Eccellenza il prefetto di Ravenna, dottor Francesco Russo, che ci ha aperto le porte di questo palazzo storico. Con questo ci siamo permessi di raccogliere fondi per un totale di 22.000 euro che serviranno ad intensificare la ricerca sempre per debellare il più possibile e totalmente il tumore.